Oggi qui, mentre sono sulla spiaggia di Salerno, voglio rispondere a una osservazione così che mi ha fatto un mio contestatore, che è assolutamente convinto dell'esistenza del castigo eterno posto dopo questa vita. Vedete, premetto, non c'è maggior sordo di chi non vuol sentire. Così sembro io a chi vorrebbe farmi toccare con mano che l'inferno esiste. E allora mi ha proposto nei giorni passati lo studio di una parabola di Gesù, quella di Lazzaro e del ricco Epulone. Lazzaro era un miserabile povero che bussava ripetutamente alle porte di un ricco, soggiornava lì sull'uscio aspettando la misericordia di un boccone di pane, ma a tutto pensava il ricco Epulone, tranne che a prendersi cura di questo Lazzaro, che infine morì. E Gesù racconta: Lazzaro fu portato nel paradiso, poi morì anche il ricco Epulone e finì in un abisso. E a quel punto, mentre era lacinato da sofferenze e da piaghe e aveva una grande arsura sulla bocca, si rivolse a chi in quel tempo, secondo il racconto di Gesù, era quello che aveva le chiavi, diciamo così, quello che poi diventa San Pietro e che tiene le chiavi di qua e di là, e gli dice: per favore, di a Lazzaro se mi porta un po' di acqua che ho la lingua che mi brucia. E gli risponde il caronte della situazione che ci sono distanze incolmabili, che non è possibile che Lazzaro lo faccia. Allora il ricco dice: allora consentimi di ritornare al mondo, perché quando i miei fratelli vedranno me che ritorno al mondo e dico loro come sono questi luoghi, cercheranno di regolarsi meglio nella loro vita e non faranno come ho fatto io. E la risposta che Lazzaro, che il ricco Epulone ebbe, fu questa: hanno i profeti e non ne fanno alcun uso, nemmeno se uno risorge dalla morte ottiene granché, perché il rimedio c'è già, ma non lo usano. Non c'è nessun sordo peggiore di chi non vuole sentire. Ecco, questa parabola di Gesù è stata proposta a me proprio come a volere dire: vedi, Gesù lo dice, nell'aldilà ci sono situazioni di questo tipo, c'è il premio e il castigo. Come la metti tu che dici che invece non c'è il castigo? Sei forse uno che è secondo Gesù, oppure uno che è diverso da come dice Gesù, e dunque neghi quello che Gesù ha detto? Come la mettiamo? Ecco, io dico: come la mettiamo? Infatti, i modi con i quali Dio si presenta cambiano a seconda delle epoche e a seconda del tempo. Forse che nella Bibbia non è scritto che
dopo che Dio diede a Mosè le tavole della legge e spiegò che un giorno alla settimana doveva essere dedicato assolutamente a Dio, quindi alle preghiere, agli atteggiamenti verso il cielo, se fosse esistito, per esempio, a recitare la coroncina della Divina Misericordia, ecco, questo sì, ma non le cose della salvezza umana. Successe che dei poveri in canna, contadini, che avevano bisogno nel giorno di sabato di un po' di legna, si recarono e la procurarono, lavorarono. Non sapevano ancora come dovevano comportarsi, allora la prima cosa che fecero fu quella di metterli a chiuso, li imprigionarono. E poi si rivolsero a Mosè e gli dissero: che dobbiamo fare di costoro? Mosè chiese a Dio e Dio gli disse che siano lapidati e messi a morte. Costoro, poveri in canna, che avevano badato alla loro vita e che quindi, dovendo lavorare, avevano compiuto questa opera di procurarsi del legno il giorno dedicato al Signore, meritavano di essere tolti dalla vita, presi a sassate. E a completare questo tipo di giustizia divina, occhio per occhio, dente per dente, se tu cavi un occhio a un altro, bene, a te sarà cavato un occhio. Una legge implacabile, priva totalmente di misericordia. Allora, è questa la verità? Questa, nel discorso della salvezza, le cose si modificano. Viene Gesù e ribalta interamente questo profilo in questo uguale contrario e dice che non è l'uomo che deve servire al sabato, ma è il sabato di Dio che serve all'uomo. C'è proprio un mutamento tra chi deve servire chi. L'uomo deve servire Dio solo con preghiere o con coroncine della Divina Misericordia? O è Dio che deve servire all'uomo, che non può dare più che quello che l'uomo ha? In che modo si serve Dio? Forse recitando la preghiera della Divina Misericordia si serve Dio? Oppure lo si serve se si agisce come Dio e si aiuta realmente chi ha meno di te, facendo esattamente la stessa cosa che fa Dio, che ha tutto, che impiega il suo tutto per darlo a chi non ha niente? Si celebra Dio con preghiere fatue che non dicono proprio niente, se non si capisce da quelle preghiere che l'uomo deve fare come fa Dio? Ecco, Gesù ribalta interamente tutto ciò. È Dio che serve l'uomo. Dio che serve l'uomo. E a prova si mostra in questo modo in tutta la sua vita, come chi è venuto per servire fino alla morte in croce, per servire a chi è nel peccato e salvarlo grazie alla sua morte in croce. Forse che Gesù, in questo suo potere, ha un potere che è condizionato da qualcuno e da qualche cosa, perché non è un potere assoluto, totale, vincente? Forse è così? Forse siamo davanti a un Salvatore che non è un vero Salvatore onnipotente, ma può salvare solo quelli che può salvare? È questa la verità di Gesù? No, la verità divina è che se un Dio viene e si mette in croce per la salvezza dei peccatori, li salva tutti.
Ma andiamo ancora per dimostrare come nel Vangelo di Gesù tutto ciò è compreso, alla parabola, no, all'evento che accadde durante la vita di Gesù. Un giorno andò da lui un giovane ricco, bello, virtuoso, ricco di valori e di mezzi, che usava nel modo migliore, aiutando il prossimo e facendo dunque quelle cose che andavano fatte, perché, come ho detto prima, non bisogna credere che si celebra Dio pregandolo o invocandolo, ma facendo allo stesso modo che opera Dio per il bene di chi ha meno di noi. Ebbene, costui lo faceva, era ligio, era assiduo alla preghiera, era assiduo a tutti i doni e le offerte fatte a coloro che non avevano cibo, che non avevano da lavorare. Era pieno della convinzione del suo modo essenziale e valido di servire. Era pieno di sé. Vuole avere la perfezione. E allora la chiede a Gesù: come posso fare per essere perfetto? E Gesù glielo dice: rinuncia a tutto ciò, vieni da me e seguimi. Va a casa tua, vendi tutto quello che hai, donalo ai poveri e vieni da me. E quello se ne andò triste e Gesù disse: tutti voi state bene attenti, Gesù disse: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco vada in paradiso. Un ricco vada in paradiso, eh? Ossia, anche un ricco come questo è difficile che vada in paradiso. Chiaramente tutti i suoi discepoli trasecolarono e Gesù li vedeva incerti. Perché a un certo punto gli dissero: Signore, ma allora chi entra in paradiso? E Gesù disse: nessuno. Ma non preoccupatevi, quello che è impossibile a voi è possibile a Dio. Questa è la risposta che supera lo stesso raccontino fatto da Gesù in relazione al povero Lazzaro, e lo supera proprio nel modo con il quale Gesù lo mostrerà, proprio secondo la preghiera che aveva fatto il ricco ebulone di ritornare in vita. Non rimetterà in vita lui, ma rimetterà in vita un Lazzaro. E cosa dirà Gesù alla sorella Marta e Maria, una dopo l'altra, che gli dicono: Signore, se tu eri qui, nostro fratello non sarebbe morto. Gesù disse: Maria, Marta, tu credi che io sia la risurrezione e la vita? Ecco, chi è Gesù? La risurrezione e la vita. Cosa significa risurrezione? Significa, per un soggetto che senza l'aiuto di Dio, di un Dio di risurrezione, sarebbe affidato proprio alla conseguenza terra a terra del suo agire, proprio nel senso della legge ebraica, dell'occhio per occhio, dente per dente, hai fatto male, eccoti male. No, un Dio di risurrezione e di vita, di perdono. Questi è Gesù che viene, parte da un morto, lo restituisce alla vita. Ecco, l'intervento divino di quel Dio di salvezza che supererà ogni uomo apparentemente abbandonato a se stesso è tale che questo uomo, proprio in virtù di un Dio di risurrezione, risorgerà verso il suo passato,
ritornando verso le sue origini, annullando e cancellando tutta la sua vita, che sparisce, non c'è più. Anzi, visto che la vita di un uomo che era un bambino, è stato uomo, è morto e ritorna bambino, quando è ritornato bambino non ha ancora compiuto nulla. Allora, caro tu che credi nell'inferno, credi giusto che si dia all'inferno a un bambino che non ha ancora compiuto nulla, perché tutto quello che lui ha compiuto Dio lo ha cancellato? Credi che debba andare all'inferno un bambino che non ha ancora fatto nulla? Credi che Dio sia così assurdo, pazzesco e idiota? Credi che sia un costruttore che crei qualcosa che va a male? Credi che sia Gesù un salvatore che qualcuno non riesca a salvarlo? Allora cessa di essere dominato da Satana, perché sei tu che valorizzi Satana, tanto che resti alla fine il re del suo mondo, che come re mantiene il suo ruolo e finisce per infierire solo sui poveri cristi che, essendo stati disegnati come uomini fallaci da Dio, non sono stati disegnati come uomini che avessero in sé una capacità apparente di salvarsi. È Dio il solo creatore, è Dio il solo costruttore. Credere che l'uomo sia costruttore a modo di Dio significa incidere sulla sua capacità di dominio. Dio non ci permette in alcun modo qualcosa che ci rovini per sempre. E se ci dà il modo di assistere alla vita come un padre fa in un bambino, in cui gli dà apparente libertà di agire, ma lo controlla sempre affinché non si faccia del male, così è Dio. Ma a differenza dell'uomo, in cui se qualcosa di male è sopravvenuto e spesso irrimediabile, l'uomo è rovinato, Dio è in grado di mandare la chiavetta del tempo davanti e indietro, perché è onnipotente. E solo sarebbe un Dio ingiusto se, avendo la possibilità di annullare tutto ciò che apparentemente hanno creduto gli uomini, non lo fa, potendolo fare. Solo se un Dio che, avendo visto i peccatori della sua creazione che non ce l'hanno fatta, vuole che paghino per sempre le colpe del creatore che li ha resi così incapaci. Siamo proprio al non plus ultra della idiozia. In relazione poi al Corano, certo che anche nel Corano c'è il castigo. Qual è il castigo che è annunciato sempre? Il castigo di Dio. Ma vedete, già il termine il castigo di Dio dovrebbe far capire qualcosa a chi ha capacità di capire, perché Dio gliel'ha data. Ci sono anche coloro ai quali Dio non l'ha data, e quindi non è che sono disgraziati questi, sono solo messi in un disegno di una salvezza di tipo diversa. Quando abbiamo questo che salva l'uomo, due sarebbero le condizioni di un castigo. Il castigo dato a chi alla fine onestamente dica sì, me lo merito, e quindi patisce il castigo dato da Dio a lui, lo capisce, perché me lo meritavo, me l'ha dato. Ma il castigo non dato da Dio, non il castigo da Dio, il castigo di Dio è il castigo che Dio dà a se stesso, nel modo con cui l'ha dato a Gesù Cristo, che ha pagato egli per il peccato di tutti gli altri. Il castigo di Dio dato nel castigo di Gesù Cristo. Ecco, questo è il vero castigo, perché quando l'uomo si renderà conto che, avendo fatto scelte di male, non ha creato il male per sé,
ma per quell'innocente Gesù che non aveva nessuna colpa per meritarsi il castigo, ma ha pagato per lui, ecco qual è il vero castigo. Se tu, amico, compi un male e sei punito per il tuo male, ripeto, puoi anche capire che è giusto, ma se per gli errori tuoi se la prendono con un tuo figlio o con una tua madre o un tuo padre che non c'entrano niente con te, secondo te hai lo stesso castigo o uno peggiore? Il castigo peggiore che l'uomo ha quando è finalmente capace di capire non è quello dato a te per le tue colpe, ma per le tue colpe dato a chi non aveva alcuna colpa. A fronte del castigo da Dio a te, c'è il castigo che Dio dà a se stesso. E quando l'uomo capirà che avendo fatto scelta di male, chi è castigato è addirittura Dio, allora sì, avrà veramente il massimo dei possibili castighi, ma non un castigo fine a se stesso, perché proprio per il pentimento, la mortificazione di avere coinvolto con il proprio male il male agli altri, nascerà il bisogno assoluto di non mortificare più così gli altri, ma di pagare con la propria abnegazione, con la propria rinuncia, affinché quella ingiustizia che fatta prima aveva causato la sofferenza di Cristo o di Dio non ci sia più. E è allora che finalmente quello che sarebbe un inferno se non ci fosse il Cristo e il Dio di resurrezione e di salvezza, è allora che quello che è impossibile all'uomo è possibile a Dio, e Dio lo fa, perché per Dio tutto è possibile e non è impossibile. Ma in che razza di Dio credete? In un Dio che, permesso all'uomo anche di compiere castigo, non abbia il potere di annullare tutta questa apparente capacità di compiere il male?